dopo quasi un anno si ritorna a fare qualche video perché sono in buona compagnia, soprattutto in compagnia di uno che Grazie. conosce questi posti, quindi mi presento Massimo, Ciao. è appena tornato da una settimana a Tenerife, quindi è bello rilassato. Io invece sono reduce dalla mezza maratona di domenica, quindi di 2 giorni fa, a Trieste. E oggi ci facciamo un'oretta e mezza, 2 ore tranquille. Tranquille, Ok, perfetto. capito. Recepito. Qua fa Edis, quindi l'obiettivo di questo video è farvi vedere un po' di percorsi che ci sono qua, perché ce ne sono veramente tanti e Massimo diciamo che si allena quasi ogni settimana qua, quindi ci aiuterà a conoscere qualche bel percorso. Allora, vi faccio vedere, abbiamo appena lasciato la chiesa a destra, qua c'è il parcheggio se non Che potrebbe essere sbaglio. un'opzione, però noi lo Esatto, tendiamo un po' più noi avanti. oggi svoltiamo qua a sinistra, lasciamo il famosissimo bar al telefono sulla destra, E anche subito. qua giriamo subito a destra, verso Stremitz. Qua normalmente ci sono alcune opzioni di parcheggio, la prima è fra qualche centinaio di metri. Ecco qui è la prima opzione di parcheggio. Oggi noi andiamo un po' più avanti, stiamo proseguendo verso Canal di Grigò. Quindi qua ci sarebbe un altro parcheggio, vero? Esatto, Qua uno sulla qui, destra. volendo, sinistra direzione Canebola, noi andiamo a destra, dritti, seguiamo l'indicazione per Stremitz. Ok, qua al bivio noi entreremo sulla sinistra e parcheggeremo subito dopo. Seguiamo sempre le indicazioni Stremitz. Qui un altro parcheggio. Allora, lasciata la macchina qua sulla destra, subito dopo il ponte. Questo bivio qua, da questa parte si va per asfalto verso Stremitz, circa un chilometro e mezzo di salita costante, che noi non faremo, corsa e ritorno. E queste sono invece due direzioni per andare su verso le Malghe di Curzius. Una strada qui, partenza bella ripida in salita, e quell'altra si va su questo asfalto qui e si ritrova più avanti. Sono due ottime opzioni per poter chiudere l'anello. Noi ne faremo una terza adesso, attraversiamo il ponte in direzione valle. Qualche centinaio di metri in asfalto e dopodiché inizierà un bellissimo sentiero. 400 metri dalla partenza del ponte, si gira a sinistra e segue le indicazioni Pedrosa Stremitz. Una caratteristica qua della zona è quella che appunto dovunque tu decida di partire, i primi 400 metri di dislivello sono sempre belli cattivi, belli tosti. Poi, bene o male, le salite sono più morbide, più lineari. C'è un bivio che se si arriva da questa parte si vuole concludere il giro, Canal di Gribò dove abbiamo lasciato la macchina, si torna giù, altrimenti si segue il capriolo là, Non si non vede. si vede ma si sente, altrimenti continuiamo a salire verso Pedrosa. Questo cartello qui invece ci dà la possibilità di tornare a Stremitz in poco tempo, sempre su questo tipo di sentiero, che sarebbe l'asfalto che vi ho fatto vedere all'inizio, quindi l'anello più breve di pochi chilometri per i meno allenati potrebbe essere questo. Partenza 1 chilometro dal ponte, si va via e 3-4 chilometri è già finito il giro. Breve ma molto bello. Noi invece continuiamo. Molto ripida, ragazzi. Qua si scivola, c'è un po' di fango. Eccoci qua, si continua, si diceva camminare, 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 la cosa più importante per chi inizia questo sport. Esatto, la corsa in montagna non è per forza Corsa. corsa sempre, anche in salita, anzi all'inizio
per chi inizia come me è bene camminare anche il più possibile per abituare appunto il fisico, muscolatura, tendini, articolazioni, polpacci, le cose magari meno sollecitate in altri sport. Quindi è veramente importante dare tempo al fisico di abituarsi. Questo è un altro, l'ultimo bivio, siamo arrivati a Pedrosa, ecco dietro, fra un po' ve lo facciamo vedere, è un paesino molto carino. Da questa parte qua si può scendere verso valle, da questa si può salire verso il Monte San Lorenzo, che si ritrova anche dalla parte di valle. Noi adesso lo faremo dal basso verso valle, ma è possibile farlo anche da qui. Attraversiamo soltanto Pedrosa, qui sopra, giusto per far vedere il paesino. E poi ci andiamo a ricongiungere sulla strada che porta verso Monte Iona. A proposito. Che bellissimo. Toccato sul stampennone proprio qui. Sì, non ci stavo. Dove andiamo? Qui sotto. Qua c'è un'altra fontana, era meglio quella sotto perché qua è popolata da api. Arriveremo in corrispondenza dell'asfalto alla Madonnina del Dom sotto il Monte Ioannaz. Lì possiamo scegliere se salire dal classico pratone oppure continuare il giro nel bosco verso il Materoni, un paesino quasi abbandonato, molto suggestivo. Ok, siamo usciti dal sentiero. Qui indicazione Monte Ioannaz, Bocchette San Antonio. Di là, cartello se si riesce a vedere, c'è la chiesetta, la baita degli Alpini. E noi scenderemo di qua. Una strada. Volendo si prosegue per il Monte Ioannaz di là, dietro questa casa. Però noi andiamo il cammino celeste. E giù belli spediti. Eccoci, iniziata la discesa da poco. Qui è uno dei tratti più impegnativi e che qualcuno può mettere un po' in difficoltà perché è stretto il sentiero. E in una giornata come oggi, che è un po' fangosa, vedete che è difficile. Sotto comunque non c'è il vuoto, però a qualcuno potrebbe dare un po' di fastidio, quindi è meglio avvertire di sta cosa. Guardate la scarpa che se ne va per fatti suoi. Col terreno asciutto è tutta un'altra cosa. Con l'ultimo pezzo ripido. Ancora tutti in piedi. È finito il pezzo più ripido, che qualcuno può dare fastidio, inizia un pezzo veramente fantastico, la portata nuovamente di tutti. Cammino celeste. Quando piove per una settimana in Friuli, questo succede ogni tanto, corsi d'acqua che normalmente non ci sono possono nascere improvvisamente. C'è ancora un bivio, il cammino celeste ci manda su di là,
e tutta una strada sterrata e poi prato. Noi invece proseguiamo per Mazarolis. Vabbè, qua andate a sentimento, no scherzo. Qua si seguono le frecce. Passato Mazarolis, si attraversa l'asfalto, comunque tutto ben segnato, frecce contro frecce. Si taglia qualche tornante. E si sale verso il Monte Ioannes. Sì, passando ancora per un altro paesino che è Tamoris. Qua siamo arrivati a Tamoris. Adesso si può proseguire per Canevo. Dove andiamo? Via dritto. Andiamo dentro per il paese. E quella è la nostra direzione, il trattone che si vede sullo sfondo, che è il Monte Ioannes. Adesso siamo a 8,50, vediamo quanto arriviamo su. Qua dietro una cosa c'è una fontana, non ve la facciamo vedere. Bruxelles. Ok, finito il sentiero, dopo Tamoris siamo arrivati a un altro bivio. Noi adesso seguiremo questo pratone che ci porta sulla Ioana. Taglieremo per il prato evitando un po' di asfalto. A livello del paletto, del cartello segnaletico, allora qua. Andiamo da questa, arriviamo al paesino di Canebola e poi si possono prendere dei sentieri per scendere. Noi adesso facciamo questa e andiamo giù direttamente dove abbiamo lasciato la macchina. Siamo quasi bravi. Adesso staremo a vedere la tecnica di Massimo. È già partito, aspetta. Ok. Troppo veloce.
oggi arrivati a Stremitz, il paesino che non abbiamo fatto all'inizio nella salita, ce lo siamo tenuti per la discesa finale per fare un po' di faticante. L'immancabile postina che becchiamo sempre da ste parti. Tante qua di lì, uno non posso da farlo. Bene, ultimi 2 chilometri del faticante. Ci siamo? Partiti da là? Dopo 3 ore quasi, anzi 3 ore precise, siamo tornati alla macchina. Abbiamo fatto 18 km con 1200 di dislivello, quindi un ottimo allenamento per me, per lui. Anche dai. Anche dai. Bene, adesso andiamo che abbiamo una fame da lupi. Ciao ciao.